Chao, sono Diego Perotti e sono nato a Moreno, nella provincia di Buenos Aires, il 26 di luglio del 1988. Un papà calciatore, una mamma piena di attenzione e due sorelle, una più grande e una più piccola. In mezzo io, Diego, come Armando, Maradona. Quel nome, in fondo, è il primo dono che ho ricevuto dai miei genitori. Mio padre, Ugo, ha avuto la fortuna di vestire la maglia del Boca e di giocare con il più grande di tutti i tempi. La mia passione per il pallone è sbocciata prima che avessi consapevolezza del cognome che portavo. Avevo talento e un desiderio smisurato di diventare calciatore. Ma il destino, quando ti prendi per mano, non sempre sceglie una linea retta. La mia carriera ha conosciuto tante curve e altrettanti momenti di difficoltà. Sapete o no perché cadiamo? Per rialzarci, claro. A 13 anni mi sono scontrato con la prima grande delusione della mia vita. Il Boca mi ha scartato perché il mio fisico era ancora esile e il tempo mi ha giocato un brutto scherzo. Cercavo spazio in altre squadre. Il calciomercato si è chiuso e così io mi sono trovato tagliato fuori. Un anno fermo, il sogno che sta per sgretolarsi. Che si fa? Semplice, si riparte. Sono rinato al Deportivo Morón, un piccolo club in una categoria equiparabile alla Serie C. Lì ho capito che il mio desiderio di giocare era più forte di qualunque cosa, forse anche dell'ambizione stessa. Ero felice, avevo trovato la mia dimensione. Tutto quello che è successo dopo ha dell'incredibile. Il Siviglia mi ha riportato alla ribalta del calcio europeo e a 21 anni ho avuto l'onore di vestire la maglia dell'Argentina. Io non so trovare le parole giuste per raccontarvi l'emozione che ho provato. Forse bastano due immagini. Sapete chi era il CT della Nazionale? Maradona. Sapete chi ho sostituito a 10 minuti dalla fine di un amichevole con la Spagna? Lionel Messi. Dunque, ricapitoliamo. Maradona mi fa cenno di entrare. Messi mi dà il 5. Se esiste un tempo e un luogo per il riscatto di tutte le cose che sembrano perdute, quello era il mio incrocio. Mentre il calcio mi scaraventava dentro la favola, io tentavo in tutti i modi di restare aggrappato alla normalità, coltivando un'altra piccola grande passione. Adoro i film e la storia che hanno come protagonista i detective. Così mi sono iscritto all'Università di Siviglia e ho iniziato a frequentare un corso di criminologia. Purtroppo, quell'esperienza è durata poco. Gli impegni calcistici non mi hanno permesso di approfondire gli studi e anche la notorietà non mi faceva sentire a mio agio tra i compagni di corso. Gli studenti mi fermavano per chiedermi gli autografi. Mi sentivo al centro dell'attenzione e mi sembrava tutto troppo strano. Una volta sono dovuto perfino uscire dalla classe per rispondere a una telefonata di Maradona. Può sembrarvi divertente, ma io lo trovavo poco rispettoso nei confronti dei professori e dei compagni. Non permettete mai che il successo vi faccia perdere di vista le regole della convivenza in un gruppo. Come vi dicevo, la mia carriera ha conosciuto anche momenti molto complicati. Dopo i successi con i Siviglia, ho iniziato a fare i conti con una serie di infortuni che hanno messo a dura prova la mia tenacia. Una nuova, brevissima, parentesi con il Boca, non era andata per il verso giusto. Ero ancora di fronte a una svolta. Smettere o riprovarci. La rinascita questa volta si chiamava Genoa. Un altro trampolino, un'altra opportunità. In Italia sono tornato a credere in me stesso e a divertirmi giocando a calcio. Così il destino mi ha portato di fronte all'ultima sfida. Ora la partita della mia vita si disputa a Roma e io sono pronto a giocarmela fino in fondo. Nella capitale mi sono trasferito con la mia moglie Giulietta e mio figlio Francesco, i miei compagni di viaggio irrinunciabili. Accettare la Roma non è stato complicato. Il giallorosso è stato un colpo di fulmine, un'attrazione fortissima, simile a quella per i colori della selezione. Come tutti gli argentini, nel cuore conservo il sogno di riconquistare la maglia albiceleste. Nella tasca oggi porto con me la lezione. Cadiamo per rialzarci. We'll be right back.
A propósito, al mio primo derby, mi sembra che siamo rimasti in piedi. O sbaglio?